Salve a tutti, buon pomeriggio e bentornati. Eccoci. Non ci sono. Vabbè, accontentiamo. Andiamo senza nuove informazioni. Con che stavamo andando in giro? Col pugnaletto? Mi sa di sì. No, con l'ascia, ok. Non possiamo proprio portare nient'altro? Ma ciao! Vediamo un po'. Mazza 15 di forza. E 7 a destrezza. Ah! Ho messi male. Sì, siamo arrivati nella torre. Miracolosamente siamo riusciti ad arrivare nella torre. Ma ci sarà ancora l'incontro con il Pursuer, su. Ah, lì devo, mi devo ricordare qua di venire a uccidere la lucertola. Ok. Ma qui non c'erano dei cavalieri che dormivano. Dammi la tua alabarda. No, eh. Oh, cavolo. Salve. Salve. Ah, già, giusto, serviva la chiave. Giusto, giusto. Del soldato. E di là serviva la chiave. Cioè si apriva dall'altro lato. Giusto. Piano piano sto cercando di ricordarmi tutto quanto. C'era solo lui, no? Mi sembra di sì. Ok, qua ci veniamo dopo. No. Ah. Ah. Oh cavolo. E lui che ci fa qua? Ah, stamina, stamina. Salve. Ma addio. Tu là sopra non lanciavi le bombe? Quella cavolo lo doveva aver preso. Buono. No, per favore, lanciala. No. No, ce n'ho una io. Ma allora non la lanciala bene. Lanciala bene.
Ah, cavolo. Vediamo un po'. Dannazione. Ehi. Ah. Dai, volevo la scorciatoia. Cavolo. Ciao, ma tu sei quello con l'arco che ho buttato di sotto? Non ne ho trovate altre, vero? No. Molto male. Ehi, vieni. Vediamo un po', qua sotto ce ne dovrebbe essere un altro. Sì, però tu la devi, dovresti riuscire a lanciarla qua giù. Dai, impossibile. Ah, tanto non ci riesce, oramai si è tolto dall'angoletto. Eccolo. Non ti conosco. Te ne vai? Te ne vai? Te n'è andato. Ok, ora, gentilmente. Wow! Imboscata! Imboscata! Dannato te con la lancia. No, l'elmo già ce l'ho. Volevo. Bomba. Bomba. No, torcia. Bomba. Bomba. Cavolo. Non esplodono se li colpisco, vero? Ah, assolutamente no. Beh, sotto è inutile che ci andiamo. Dannazione. Andiamoci a riposare. Magari ci aumentiamo anche qualche stat. Veramente mi potrei fare questa parte dopo. Invece di. Volevo solo. Volevo solo attivare la scorciatoia. Te stai ancora qua, eh. No, non ti schiodi proprio. Però c'ha la mazza. Beh, c'ha il randello. Ma meno danno della. Quella l'ho presa, quella l'ho presa. Ha una pietra di Pharos. E mi sembra che mi serviva. Ma dai, ma anche. Ah. Vabbè, lo prendiamo dopo. Sì. Ce la prendiamo dopo. Non ricordavo avesse anche ramo togliere la pietrificazione. E abbiamo delle fiaschette. Allora.
Finalmente 12 a forza. Non lo so che tipo di personaggio farmi. Non ne ho la più pallida idea. Ah, ce n'è uno là. Ok. No, non la voglio toccare la pozza di sangue. Fido anche te, perché non mi fido affatto. Li potrei vendere tutti questi elmi. Allora, ce ne andiamo adesso di qua. Andiamo a prendere il cartografo. Ok. Ma... Au, dolore. Dove è andato? Sto qua sotto? No. È andato qua dietro. Lo voglio anch'io un attacco così. Cavolo, quanti siete? Ma quello, guardate da dove mi sta sparando. Comunque adesso con due colpi veloci riusciamo a togliere. Vabbè, lo esploriamo dopo. Wow. Allora, vediamo se il cartografo sta ancora. Qua dentro. Direi di sì, però prima qua c'era... Ops. Colore. Erba ambrata. E non ricordo assolutamente che cosa fa. C'è nessun altro? Posso parlare tranquillamente? Oh, I'm sorry. I was just daydreaming. My name is Kale. I am a traveler like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came into this forsaken land, it was a curse? Something about a curse. How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. I came to this land some time ago. Dranglik, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home.
as something of a squatter, I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Dren Lake. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Were you looking for that map? Wonderful. Then you are fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. What a joy to meet a kindred spirit out here. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. I'll be back in Majula soon. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. I'll be back in Majula soon. Ok. Perhaps we... Sento però... Tipo dei sussurri. Mi sono sbagliato. Dovrebbe esserci solamente un enorme buco che conduce a morte certa. Ah, ok. Oh. Grazie. Allora, ricordavo che qua sotto c'era qualche altro oggetto da prendere. Devo solo ricordare come scendere da qua, credo. Wow. Ah. Vedi, si scendeva da là. E no. Veramente pessimo. L'ho stramancato. Non c'era un oggetto. Infatti. No, di qua. Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Oh. Buono il frammento di titanite. Vediamo se riusciamo a far esplodere. Corri, 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 corri. La scorciatoia questa volta. Vieni qua. No, vieni qua. Dannato. Quanto ti odio. Mi ha colpito con la freccia. Non è che mi lasci la tua arma, vero? Apparentemente no. Per favore, non scendere da là sopra e mira bene.
grazie. Beh, adesso basta però. Ah, Dio, quanto siete odiosi voi con lo scudo. Ok. Scappa. Scappa. Allora, non so se prendermi la pietra di Pharos e andare avanti, o se fare qualche altro livello. Allora, a parte che mi sa che adesso possiamo usare la mazza, vero? Neanche a due mani. Ah. Quanto serve per passare, adesso? 727. No, conviene fare qualche altro livello. Il resto lo prendiamo dopo. No. Così ci andiamo anche a vedere la villa. Ricordo che sotto c'erano degli scheletri. Quasi ci sono ancora. Se no sapete che possiamo... No. Ok. E villa sia. Il mega libro. Non è niente qua dentro. È qualcosa. Una pietra di Pharos. Ah, quindi, ok. Non dobbiamo per forza comprare quella della mercante. Che hanno scritto qua sotto? Io ricordavo che ce n'era più di uno. Ce n'è uno solo? Apparentemente ce n'è uno solo. Dannato. No. Ok. E c'era una cesta con... No, non c'era una cesta. C'era una cesta. È un mimic? No. È l'oggetto quello per speccare il personaggio. Ok. Quindi qua sotto grosso modo è tutto uguale. Non ricordo al piano di sopra che cosa c'era. Abbiamo fatto arrabbiare i maialini. C'era un'arma qua dentro. No.
ricordavo un'arma, mi sa che ricordavo male. Ricordavo molto male. No, non mi dire che stanno proprio qua sotto. No, sono entrati. Scappa dai maialini. Scappa. Corri. Corri via. Ok. Ehi, ehi. Is that a shard you've here to see luck, however? Ok. Arriviamo a 10. Arriviamo a 10. Ottimo. Quindi, che cosa... Sì, conviene andare avanti. Ci andiamo a prendere la pietra per farci evocare. Non ne dovevamo già avere una? Dovevamo comprare? Non mi sembra. Ah no, l'abbiamo. Non entri? Ok. No. Lasciale in pace quello là sopra. Allora, io ricordo che qua sotto... Di là è rimasto uguale? No. Io ricordo che qua sotto... Ah, infatti... Ciao. Dovrebbero essere finiti. Scudo blu di legno. Sicuramente è meglio di quello che abbiamo noi. Ah, proprio quasi al 100%. Direi di sì. Non era qua. Non c'erano delle... L'ho saltate le scale? Trappola. Ciao Travaglini. Buonasera, ben arrivato. Knock knock. Aprite per cortesia. Sono io. Cavolo, quanti siete? Oh. Thank you.
Ma... No? Erano troppi. È un po' buio. Un pochino tanto. Ok. Anello vitale. Allora, se ricordo bene, questa pietra di farro, cioè la facciona di Pharos, doveva aprire un passaggio segreto. Felicità. Rigore. E oh, wow. Ok. Beh, che dire? Sono molto molto contento. Ma molto molto contento. Allora, potremmo fare il giro da sopra. Ma invece no, dai, facciamo il giro da sotto. Ciao, Pete! Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Sì, e tu sei uno di loro. Questo praticamente è il fratello perduto di Patch. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. I'll leave this one to... Me la ricordavo differente, il racconto. Cioè, non mi ricordavo che ti avvertiva che il cancello si chiudeva dietro di te. Forse ricordavo male, vabbè, come al solito. Ma dai. No, l'elmo già ce l'abbiamo. Mi sa che abbiamo una collezione infinita di elmi del soldato vuoto. Mi sa che ne abbiamo tipo 4 o 5. Poi ce li vendiamo tutti. Non c'era proprio nulla qua fuori. Possibile? Inutile rotolare. Troppo tardi, oramai ho rotolato. Allora, qua sopra mi sembra che c'erano
Non ci sono più. Ma non c'era un passaggio segreto? No. Acqua. Ok, dai, ci sarei arrivato. Ho sentito dei rumori. Ce ne dovrebbe essere anche un altro. Corrà per macchie di sangue. No. Era solo uno. Attenzione ad orda nemica. Ma se ci arrivavamo. Ma chi? Ma perché sta picchiando? Vabbè. Non lo so perché lo sta picchiando. Ma lo sta picchiando. I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers. Non me la dai, la pietra bianca. Oh, but you should take this. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck. Somebody will lend you a hand. Well, I hope Ah, you can. ok. Ma perché stanno picchiando? Era un altro? No. Oddio, era un fantasma. Non c'era un eccolo. Allora, qua sotto mi sa che non c'era nient'altro, vero? Sa proprio di no. Non ho armi a distanza. Beh, oddio. Cosa? Ok. Vabbè. Dai, uno di danno, no? Cioè un piccolo danno gliel'abbiamo fatto. Ma non ricordo se c'era qualcosa, ma non mi sembra. Prova attacco, ma con chi? Ma l'avevo vista l'ombra, ma pensavo fosse. Non so assolutamente che cosa era quello. Oddio, qua c'è il salto odioso. Non riesco mai a farlo questo salto. Vabbè, un po' inutile, eh. No. Ma. Wow. Parata.
Wow, non me l'aspettavo. Grazie. Au. Allora, venite. Ok, vieni solo te. Vieni, vieni. È morto qualcuno. No. Ce n'era uno che stava dormendo qua da qualche parte. C'è ancora quello. Cade. Oh cavolo! Ma dai. Quell'oggetto là sopra non lo ricordavo. Perché hanno cambiato la posizione praticamente di... Non di tutto, però. Ah! Urrà per vittoria. Mi ricordo, c'era uno che ci scendeva alle spalle. Due, tre, quattro. Ah, non cadere, Malve, non cadere. Ah, ok. Allora, qua dentro dovrebbe esserci una lucertola. Lucertolina? No. Ricordavo una lucertola. Qualcosa di notevole più avanti, ma sicuramente non dietro quel muro. Punto debole rassegnazione. Vai, mega scorciatoia per il boss. Avevamo una lucertola da uccidere, stava... No, resta là. E stava qua sopra. Che non eravamo riusciti ad uccidere. Forse con l'arma a una mano adesso ci proviamo. Finalmente. Beh, dai. Ne valeva la pena. Direi di passare. Di prenderci qualche altro livello. Oh, intanto vediamo se ci dobbiamo riparare gli oggetti. Poi andiamo a fare il boss. Prendiamo queste anime, ci prendiamo un po' di livelli e andiamo a fare il boss. You, Stan, the name's Lenigrast, just a simple blacksmith. And you are?
Another useless traveler. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. You're equipped. Let me have a look. But do it quick. Drat. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear? You'll need souls to repair and improve equipment. I know only of smithing, but souls have many other uses as well. Don't waste your souls on useless trinkets. Think before you spend. Equipment can be strengthened with rare ore stone, but such ore stone won't come easily. My girl knows her stones, but she's always out prancing about. Now, there's a time for travels, but you can't wander the world forever. Even you must have someone waiting back home. Drat. Ok. Allora, vendeva qualcosa di utile. Lascia da battaglia. No, l'unica cosa rotta abbiamo... Ciao Zoom, buonasera, ben arrivato. Bearer of the curse. Seek souls. Larger, more powerful souls. Seek the king. That is the only way. Lest this land swallow. Lo sappiamo tutto. Io sarei tentato di aumentarmi anche un po' la tempra. Da 92 a 100. Da 92 a 100. Non lo so. Forse per adesso conviene così. Forse. Dove stavo andando? Ah sì, giusto. Boss. No, che ci facciamo? 13. Non è così. Stavo pensando se ci mancava qualcosa, cioè ci manca ancora una parte da vedere. Però la guardiamo dopo il boss. Conviene. Ma che carino l'alberello.
Ma... ma che... diamine. Non ci voleva. Non c'era uno qua nascosto. Ah già, serviva la chiave. Vediamo se vi evoca qualcuno. Quante volte? Perché no? Ah, ma compare il nome... Perché compare il nome del... Oh. Secondo me non ci evocherà mai nessuno. A parte che siamo anche bassissimi di livello. Vabbè, dai, andiamo. No, no, parliamone. No. Pessimo, mal. No, 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 no. Ah, cavolo. No, 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 no. Oh. Ok, mi sa che siamo morti. Perché è cattivo? Che ho fatto? Perché mi hai detto che sono cattivo? C'era nient'altro qua dentro? È bugiardo. Non si apriva con questa? Con quale chiave si apriva? L'ho visto. Però non mi attira, mi dispiace.
L'ho visto un filmato. Conviene prendere la pietra adesso. Non conviene prendere la pietra adesso. Cioè, credo di aver visto un filmato del primo, eh. Mi dispiace, Zume. Però se ne hai altri da consigliarmi, dimmeli, io me li segno. Allora. Andiamo a fare un giro nell'altra parte? Credo di sì. Sì. C'era qualcosa? Mi sto dimenticando qualcosa, vero? Beh, che non è proprio lo stile che mi attira. Anello del ripristino? Ti dai punti ferita? Non abbiamo di meglio. E mi sembra che ne dava veramente una quantità. C'è una cesta qua. Una grande lancia. No, ma intendevo lo stile di gioco. Tu sei amico? No! Non sei amico. Sei grande e cattivo. Non possiamo parlarne? Ehi? Non gli togliamo nulla! Non gli togliamo nulla! Fammi passare, no, vorrei. Oh, no, ma scherziamo? Ma stiamo scherzando? Non ti viene il collo. Ah, ok. Ma secondo me guarda che va bene così, eh. Ma
Ma guarda che non è brutto. Ma che discuto a fare? No! Lasciami qualcosa, ti prego. Ma sul serio? Non mi ha lasciato nulla? Sta facendo un nuovo disegno, non gli piace il collo, ma va benissimo. È lei che quando finisce i disegni inizia a vedere cose strane. In verità va benissimo, ragazzi. No, no. Oh cavolo, hanno messo gli scheletri qua. Ok, più preoccupante di quello che pensavo. Forse la preferivo prima questa parte. Forse. Beh, non è stata male. Alla fine. Di qua che ci hanno lasciato, che ci avranno lasciato. Non abbiamo. Abbiamo le. No, non le abbiamo. Però potremmo. Vabbè, lo facciamo al ritorno. Ok. Non mi sparare. Qua ci sono sempre i due simpaticoni. No! No! Pessima rotolata. Veramente pessima. Ah. Non è il mio genere, Uzume. Mi dispiace. Cioè, vedendolo non è un gioco che mi attira. Ok, rifacciamo. Vieni qua. Quattro attacchi. Quattro attacchi.
Attenzione che si arrabbia Nightbot. Ti voglio le mie anime. Oh, tre qua sopra ce ne sono. Un pochino troppi tre. Ce n'era uno anche qua sotto? Oh cavolo, ma sono scesi tutti. Ciao Follin Nebula, buon pomeriggio. No, cavolo, non ho fatto a tempo. Ragazzi, siete un po' troppi. Lo sapete? Come? Troppi. Veramente troppi. Però abbiamo recuperato le anime. Sopra non ci vado. Cioè, o meglio, ci vado dopo, mi prendo gli oggetti e me la do alla stragrande. Hanno messo un invasore qua. Ah. E il problema è che ho fatto una scelta un po' discutibile con la classe iniziale, e quindi per adesso l'unica cosa che possiamo usare in maniera efficace è l'ascia. Ho una mazza, ma mi sa che ancora non posso usarla. O forse adesso sì. Dovrei riuscire ad usarla. I veri uomini usano l'ascia. No, diciamo, direi proprio che non la posso ancora usare al meglio. Direi proprio di no. È vero, mi sa di sì. Mi sa di sì. Allora, andiamo a recuperare le anime e ci andiamo a prendere il randello. Che non sia mai che io non dia retta ai consigli, che sono sempre ben accetti. Ok. No. Ah. Ok. Andiamoci a prendere il randello. Wow, non avevo neanche fatto caso che avevo 4600 anime. Finalmente comunque si è spostata, tornata a Maggiula. Cioè, è tornata, è andata a Maggiula. Ah no, di solito io l'accendevo con
con la torcia. Anzi, già che ci stiamo, prima di tornare a Majula. Dove? Tanto abbiamo un'ora di torcia. Ok. Beh, già un po' meglio. Andiamoci a prendere il randello. Ok. Sono indeciso, quasi quasi mi prendo anche la pietra di Pharos che aveva. Così almeno non ci penso più. Dove tutti i colli sono stati... La smetti! Certo, se avessi dei prezzi più accessibili. Not too special if you ask me. It's just the place where everyone seems to end up. Ma non è vero che ti ignoro, non ti ho mai ignorato. Che purtroppo il resto... Allora, vediamo un po'. Ah, ok. Gemme vitali sono arrivate 4000. Mi sa che ci arriviamo tranquillamente. 50? No, 200. Wow. Niente di nuovo, vero? No. Ciao. Aspetta di vedere quello nuovo. Colin Nebula è veramente, veramente bello. Se la smette di essere paranoica con i colli. Carlino che si aggira con fare curioso. Oh! Ciao! Che dolore! Questo è perché non bisognerebbe mai fumare e giocare insieme. Mai e poi mai. Che c'è che mi guardi così?
Non ho fatto niente, sto andando a uccidere i mostri. Cioè, non sono proprio dei veri e propri mostri. Grazie dell'effigie umana. Ci siamo, riproviamo. Qua dentro ce n'era uno, mi sembra. No, ricordo male. Non ce n'era uno. No! Che mi lasci? Grazie. Secondo me non piace neanche a Viven Clonoa. Oh! No! Ma lo sai che gioco solo a giochi che mi piacciono? Cavolo. No, no. Ragazzi, ma come? Ma siete scesi dal tetto tutti quanti? Dannati. Che succede alla live? Che succede? A me va bene. Mi sa che conviene che li tolgo dal tetto quei tre. Oh, quanto ti odio. Riproviamo. Mai mollare. Oh oh, ne ho spawnato uno in più. Non è andata molto bene.
Va bene, ci provo. Permesso. Permesso. No, di qua, di qua. Ma guarda, io il... Oh, salve. Stavo dicendo, il 2 classico l'ho giocato, non ho giocato mai Scholar of the First Sin. Infatti, diciamo, questa è una blind run di Scholar. No! Non è che rilanci un incantesimo, per cortesia? Dennis l'armaiolo. Prima volta che lo vedo. Però sì, diciamo che mi ha colpito molto, specialmente il troll all'inizio. C'era qualcosa di utile? Qua non c'era il seme? Non c'era il seme qua? Ricordo male? Mi sa che è meglio di quella che abbiamo noi. Vediamo un po'. No, è molto molto peggio. Questo no, però. Strano. Oh. Come stiamo appeso? 45,5. Ma guarda, fino adesso devo ammettere che è molto molto divertente. Cioè, me lo aspettavo molto più moscetto, invece mi sto divertendo da matti. No! Aiuto, aiuto! Scappa! Scappa! Sali, 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 sali. Ok. Adesso abbiamo il tetto tutto per noi. La frusta. L'arma più inutile dei Dark Souls, la frusta. Mi hanno detto che c'è anche un boss aggiuntivo.
Oh, che sono brutto l'osso del ritorno. Uff. Uff. Proprio. Si potevano impegnare un pochino di più. Allora, aspetta un attimo, prima di vedere dove sei, spada bastarda. Ah, 11 destrezza. Vogliamo metterci l'11 a destrezza? Sì. Avevo giocato al 2 con i DLC. Anche se me li ricordo veramente, veramente poco. Tu devi sapere che ho una memoria veramente, veramente pessima. Non ci arriviamo. O forse sì. Forse ci arriviamo. Allora, facciamo una cosa, intanto iniziamo a metterci i punti. No. Finiva con Ashandra. Vero che mi ricordo io, cioè non mi sembra che ci fosse un altro boss dopo una Chandra. Sto cercando di ricordarmi, ma non mi sembra proprio. Dopo i DLC. Guarda, sto cercando di ricordarmi, ma mi ricordo. Cioè, non mi ricordo nessun altro boss dopo una Chandra, onestamente. Ah, vabbè, tanto quello l'avrei fatto comunque. Ciao! A te qua ti hanno messo. Ah! Dopo ti uccido. Uno di questi non lasciava un pezzo della fiaschetta di Estus. Vabbè, tre è meglio di due. E due è meglio di uno.
Oh! Un altro attacco? Ma io ricordavo che uno di questi giganti lasciava una fiaschetta, cioè un pezzo della fiaschetta. Wow, se sei resistente, amico mio. Poi, troppa voice. Pessimo tempismo. Addio quel terzo attacco. Mori. Wow. Ma non lasciano più neanche le armi? Ah. Ah, io scappo adesso. Beh. Wow. Ok. Sei arrabbiato, amico mio? Sembri un pochino arrabbiato. Droppano male. Droppano molto male. Ma respawnano? No. Come... Ok. Ah, questo però è respawnato. No, è respawnato anche l'altro. Ah. Ops. Valve, che stai combinando? Infatti volevo andare là per prendere l'anello. Se sta ancora là. Ciao. Ciao. Op, op. Op. Ah, non c'è più quello con lo spadone là sotto? C'è uno con la mazza? Non ci sono sorprese, tranquillo. Frase famosa. No, cavolo. Ho solo le frecce? Vabbè, va bene comunque. Lento sei però. No! Ah, cavolo. Pessimo. Pessimo tempismo. Pensavo di essere abbastanza lontano. Invece non lo ero. Affatto.
facciamo. Dai. No. Non targettare quello sotto che sta tanto calmo e tranquillo. Ma c'è un drago. Ma c'è. C'è un drago. Perché c'è un drago? Cioè, è un drago? Dove sei? A me sembra un drago quello. Ma tanto li volevo uccidere per abbassare. L'ha visto enorme. Ok. È un drago enorme. Non è un drago tranquillo. È una roccia a forma di drago. È amichevole. Come no? Oh no no no. Dai. E che attacco che mi ha fatto. È lì per aiutarti ad affrontare la zona. Sì, con il suo fuoco. Non lo so, no. Non mi hai convinto molto, lo sai. Ci vado dopo, cioè. Qui c'è un altro cavaliere. Salve. Oh cavolo. Attacco ritardato. No! Mannata stamina! Ed ecco come morirà nel... Oh! Ah, passi oltre? Ah.
Ah, quel terzo attacco è veramente odioso. Ah, riproviamo. Quindi adesso si può camminare qua, non c'è più bisogno di fare il salto. Ah, sta qua! Allora quel drago non è amichevole. Ah. C'era! Non dovevo evocare qualcuno per fare la sua quest qua? Mi sembra di sì. No. Non c'era Bernard qua. No, c'è solo... Vabbè, senti, ci stiamo. Cioè, se no vi sembra di aver sprecato l'effigie umana. Poraccio, questo boss è veramente... uno dei boss più inutili di tutto il gioco. L'ultimo gigante è più impegnativo di questo boss. Ma è un super tank quello che abbiamo evocato. Evoca il drago. Oh, mi ha colpito. Beh, proprio... sì, è veramente... beh, mi dispiace pure un po', capito? La bastarda. Lei invade lo stesso, no? Ci sono sempre le invasioni sue. I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that, by now, they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well... do I need any other reason than to spread the gospel of miracles?
My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Per questo mi piace ucciderla qui buttandola giù. Anche quando sono in due comunque scherzissimo. Beh, quello sopra con l'arco è un grande infame. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is, well, I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings-on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... Sorry. Help the gullible. By teaching the good word. Che bastarda. I expected this cathedral without any going to a plate. Sorry. Vendeva qualcosa di utile? No. No need for miracle. The gods... Che grandissima bastarda. Ci siamo arrivati. Bella domanda. Era 11, vero? Era 11. 20 forza. Ma cavolo. Ah, cavolo. Dai, dai, ce la facciamo. Quanto mi serve? 2361. Ce la dovremmo fare. 2003. Quanto da questa? Ciao Travaglini, grazie di esser passato. Buona serata e buon appetito. Siamo a posto? Ci andiamo a fare il pursuer? Dopo ci andiamo a vedere il drago. E quindi non ci si può più arrivare da Orstein non morto. Bisogna passare per il drago. Ah. Grazie per il follow, ragazzi. Dai. Ma io ricordavo che qua dentro c'era una...
lucertola. Ma non vi è più. Dai, come ha fatto a prendermi con quell'attacco? No, no. E a caso. Sì, un po' l'ho notato. Ma... e tu che ci fai qua? Wow! Che schivata! No! Beh, non mi lasciate nulla di nulla. Non era un altro, non erano tre? Però erano tre. C'era un oggetto qua da qualche parte. Oh! Dannato! Nient'altro. Assolutamente nulla. Facciamoci zergare dal pursuer, va. Che figa l'armatura del pursuer. Poco danno. No. No. Ops. No, le schivate senza... Ops. Grazie Pollin Nebula. Grazie di essere passato e grazie per i consigli e grazie per l'offerta, sicuramente. Ciao, buona serata. Ok.
Ah. Ok. Dai. Cavolo. Quasi quasi io mi andrei a potenziare un po' la spada bastarda. Non mi sembra una brutta idea. E dopo il Pursuer c'è lo scudo col 100% di riduzione fisica, mi sa. Cioè, una volta c'era, adesso non lo so. Spero sia rimasto. Ah, no. $5.40, addirittura. Ah. 6.80. Ad averceli ce l'abbiamo. Ok. Speriamo vada un po' meglio, gli facciamo veramente, veramente poco danno. Ah, sì. Sono di questi il danno. Meh. Non è cambiato granché. Beh, ni. Ma dai, non attaccate il muro però, ragazzi. Ah. Ma sul serio? Beh, ci curiamo una volta arrivati sopra, dai. O forse anche prima? Chissà se sono meglio di quelli che ho. Ah.
Ok. Vediamo un attimo. Guanti da spadaccino reale. Direi di sì. Peso 50. Ok. Anche se tanto schivare adesso è un bel po' inutile. Ah. No. Dannazione. No, quel colpo con lo scudo mi toglie proprio tutta la stamina. Wow. No, perché da quel lato? Pessimo, troppo lento. No, 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 no. Ne possiamo parlare? Devi? Cavolo. No! No! Quasi. Dai, dai, ce la facciamo, a farcela ce la facciamo. Ah, finiti? Li abbiamo uccisi 15 volte? Erano 15 volte, saranno rimaste 15 volte anche qua? Piccolo colpetto. No. Quante... 9 e... Ma l'altro? Ma erano due. Ok. Era incastrato sulle scale. Non so perché.
Na. No, cavolo, non me l'aspettavo. Oh, oh, oh. Perché l'ho fatto? Ok. Senza essere... No. Bisogna essere avari. Importante è non essere avari. Allora, sarà di più l'anello del blu o l'anello vitale? Allora, aspettate. Perché l'altro? Ah, no. 1213. Quindi se tolgo questo, 1155. E se tolgo questo, 1178. Wow. Da di più l'anello. Ah no, giusto. Dove? No. Aiuto. Ok. E ci mettiamo l'anello delle lame. Non c'era. Ah, ok. Ovviamente. Wow, ce n'è uno anche qua. Ma
sul serio. Che dice? Visioni di disgrazia. Destra gamba. Prova attacco alle spalle. Allora, qua sotto doveva esserci l'armatura. E forse c'è ancora, apparentemente. Direi di sì. No, io col cavolo che scendo tutto quello. Me ne vado proprio. Sono fuori di qui. Addio. Allora, con tutte queste anime potremmo prenderci il ramo, così almeno alla Bastiglia già abbiamo il ramo. Un po' mi dispiace, però... Tanto comunque va comprato lo stesso. Anzi, aspettate un attimo. A 68. Ci stiamo ancora. 89. Wow. Se è pesante. Certo, da 65 a 195. Ah, aspettate però, io mi sto portando anche dietro. È sempre molto pesante. Se no, dai, la prendiamo dopo. Quantatré. Siamo 11. Vorrei portare un po' un'armatura un pochino più pesante. 74, cavolo. Un po' siamo migliorati. Non di tantissimo. Forse però qualcosa riusciamo a portare. Tipo i guanti, i gambali. E... non c'ha l'elmo. Direi di no. Va bene. Direi di fermarci qui per oggi. Grazie a tutti e ci vediamo domani, non lo so, che è l'ultimo dell'anno. E neanche il primo. Beh, spero presto con un'altra live. Grazie ancora a tutti e ciao ciao!